mercoledì 1 ottobre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buon lunedì, buona settimana e buon mese, insomma. Oggi si inizia tutto con un nuovo piede, no? Questo nuovo ottobre davanti a noi, un mese molto importante anche per Milano News, perché sono aperte e continuano le votazioni, la prima fase dei Milano Storytelling Awards. Che cosa sono? Per cosa volete votare? Beh, lo vediamo subito in questo filmato. Di nuovo in studio, oggi è lunedì 1 ottobre, partiamo subito con la nostra puntata di oggi. Oggi è una puntata artistica da tutti gli effetti, perché appunto abbiamo un importante, una gradita ospite, una gradita artista che viene a trovarci, perché ha avuto una bella idea, quelle belle idee che a Milano non mancano mai, ma non sono mai troppe, quindi siamo ben contenti di raccontarvi quando ci sono questo tipo di esperienze. Diamo quindi il benvenuto ad Anna Maria Pittari, un'artista nonché ideatrice di Parco Lorato. Allora, buongiorno Anna Maria, benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie mille di essere con noi oggi. Allora, Parco Lorato, un bellissimo nome, che in realtà poi è solo, diciamo, un inizio del nome vero e proprio di questo tuo progetto. Raccontaci un po' che cos'è. Parco Lorato delle mani e delle idee. Il significato sta proprio nel fatto che c'è un collegamento nella mia esperienza personale, ma penso anche di tutti coloro che amano creare, di tutti quelli che sono artisti, di questa interazione tra il pensiero, l'idea e le mani, perché senza il pensiero le mani non sanno cosa fare, senza le mani il pensiero non ha la possibilità di diventare realtà. Il Parco Lorato prima di tutto è un luogo, uno spazio, anche il mio studio, ma soprattutto uno spazio di sperimentazione, che io voglio chiamare uno spazio di arte a 360 gradi. Cosa vuol dire? Insomma, a 360 gradi infatti è tanto, ma perché proprio in questo spazio, che è anche un bello spazio, bello grande, nel senso che dove diamo spazio appunto alla possibilità di esprimerci, hai voluto abbracciare un po' tutte le arti, giusto? Certo, abbracciare arti come la musica, la danza, ecco un esempio, vediamo che qui è proprio la pittura, naturalmente, no? Il disegno, certo. E in questa immagine io ho cercato di esprimere con delle immagini e delle parole chiave quello che per me significa arte a 360 gradi. Okay. Allora, prima di tutto l'arte certamente ha il suo valore estetico, di bellezza, ma anche la soddisfazione di poter realizzare con le nostre mani, con la nostra anima e i nostri pensieri quello che noi desideriamo fissare come momento della nostra vita. Poi c'è anche arte come relazione. È un momento di incontro e le contaminazioni tra le arti sono importantissime, per esempio, per crescere dal punto di vista artistico, ma anche per crescere come persone. E infatti persone che si incontrano al Parco Lorato possono crescere nella conoscenza di sé e nella conoscenza dell'altro. Infatti vedevo questa grafica che tu hai realizzato, come infatti la R, diciamo, di arte a 360 gradi è proprio relazione. È relazione, persone che si parlano in un linguaggio non verbale. Non è necessario parlarsi, a volte anche usare il corpo per esprimersi, usare il segno, usare il colore, riusciamo ad esprimere in modo più efficace quello che noi abbiamo dentro, perché spesso le cose che ci vengono da dentro, le emozioni, i nostri pensieri, non hanno parole. Uh-huh. A chi si rivolge il Parco Lorato? Io direi a tutti, all'essere umano. Uh-huh. Il mio desiderio più grande è quello di avere persone che, arrivando al Parco Lorato, possano fare esperienze e uscirne felici, alleggeriti.
E tra l'altro non sono tra le immagini da voi selezionate, mi sono dimenticata, scusate di segnalarvelo, però i muri del Parco Lorato sono Sì. tutti decorati da me con alberi, parchi, ma a un certo punto una parete ho voluto dedicarla al soffione. Il soffione che è insomma, in pratica i semi del tarassaco quando sono maturi, che noi da bambini, almeno io usavo soffiare e in qualche modo soffiar via ha per me un duplice significato. Da un lato soffiar via un po' i pensieri, tutto quello che ci appesantisce, quindi aprire la mente, sciogliere il corpo, aprire la mente e lasciarci andare. E dall'altro lato soffiare e considerare questi piccoli semi delle nostre esperienze, dei desideri e affidarli al cielo. Quindi mi auguro. Un luogo, il Parco Lorato, che dove possiamo trovarlo? Appunto, quindi, visto che un Beh, luogo è allora è un luogo, si fisico. trova in Città Studi, quindi Ok. in Via Lomellina 62. E questo luogo è un luogo dove sperimentare la spazialità. Infatti Ok. ero indecisa se definirlo uno spazio o un luogo. No, un luogo perché la spazialità ha un significato. Ha un significato perché noi possiamo esplorare la spazialità prima di tutto con il corpo. Infatti con i miei laboratori che uniscono la danza terapia e l'arte terapia, noi possiamo esprimere noi stessi o scoprire noi stessi attraverso l'interazione tra il corpo e il desiderio di lasciare il segno del nostro passaggio. Appunto, mi hai anticipato in realtà due domande in una, nel senso che appunto parlavi di danza terapia, di arte terapia, so che però usi anche i film, usi anche tanto ci sono tanti tipi di terapie che tu che ti piace appunto inserire all'interno di questa esperienza, e poi hai parlato di relazioni e interazioni. Che tipo di relazioni possono nascere all'interno di Parco Lorato? Per esempio, parliamo di target, no? Prima di Sì. persone a cui rivolgersi. Quest'anno, come l'anno scorso, ho desiderato dedicare molto spazio alle famiglie, perché nelle famiglie si crea la relazione, si costruisce la relazione tra genitori e figli, tra fratelli, ed è attraverso le esperienze del Parco Lorato c'è la possibilità di costruire, alimentare queste relazioni e le esperienze, prima abbiamo parlato anche di strumenti vari, ci danno la possibilità di sperimentare arti che possono aiutarci a crescere, aiutarci a conoscere e vivere dei momenti anche sereni, leggeri, ma con un Parlavi significato anche di intimo. relazioni genitori-figli, no? Giusto, Sì, mi dicevi. sì. Che tipo di attività, di esperienza si può fare in quel Allora, caso? per esempio, l'anno scorso ho lanciato un'esperienza che ho chiamato Coccole Colori, che ha richiamato interesse e anche apprezzamento da parte di genitori e figli, e quest'anno ripropongo sia il sabato che la domenica, sabato mattina, domenica pomeriggio. E si tratta di un lavoro di danza terapia e arte terapia, di relazione a due. Hanno partecipato mamme e figli o papà con i figli, e su questo gioco era un modo per giocare nella musica e nel movimento e poi per insieme dipingere e dare colori e gioia a questo Parco Lorato che io vi consiglio di venire a visitare, aprire le braccia e coprire di colore tutto lo Chi magari spazio. così cerca una scusa buona per venire a visitare Parco Lorato, gliela possiamo dare questo weekend, giusto? Sì, domenica 7 ottobre c'è la possibilità di partecipare a Big Draw Festival Italia, nel senso che Big Draw Festival è un'associazione inglese che da anni, dal 2000, diffonde il linguaggio del disegno e della pittura come strumento di unione e di relazione tra gli esseri umani. Milano da qualche anno ospita l'evento a metà settembre, è stato il weekend scorso, mi sembra, al Castello Sforzesco. Io sono entrata in competizione col Castello Sforzesco offrendo due esperienze per gli adulti di conoscenza, conoscere se stessi attraverso l'autoritratto, e mentre per il 7 di ottobre la giornata sarà dedicata alle persone dai 3 ai 90 anni, quindi benvenute le famiglie, per poter dipingere e lasciare il segno a 360 gradi, che è proprio il cerchio che ho costruito all'interno del Parco Lorato per poter dipingere. Ecco, però tu parli appunto di dipingere, di pittura.
uno magari dice, beh, però io non sono un artista, non ho mai preso in mano un pennello, non so colorare, non sono capace. Questo, deve frenarci oppure è una cosa che appunto grazie a te possiamo superare? Certo, allora innanzitutto nessuno nasce che sa facendo, conoscendo tutte le cose, quindi le cose si scoprono e si imparano. E poi in ogni caso in questa esperienza non c'è assolutamente bisogno di conoscere i segreti del colore della pittura, perché il gesto e il segno liberi e spontanei sono la cosa più bella di soddisfazione che possa avere un essere umano. Anna Maria, come sei arrivata a questo punto? Come sei arrivata appunto a poi rendere Parcolorato una realtà vera? Quando è che hai aperto Allora, Parcolorato? Parcolorato è aperto da settembre, ma io Ok. sono reduce da un'esperienza collettiva in zona Bovisa, che è Atelier Cerenza, costituita da artisti e artigiani e con i quali ho collaborato, però una realtà che purtroppo si è esaurita. Come si dice, E si io, evolvono le cose a sì, le Milano, cose diciamo si così. evolvono, certo, però è stata un'esperienza per me comunque di crescita, non solo umana ma anche artistica, e in qualche modo mi ha dato l'opportunità, poi attraverso varie conoscenze ed esperienze che ho avuto in modo di realizzare, di arrivare a desiderare di avere un mio spazio dove poter sperimentare, dove poter crescere come essere umano, dare opportunità ad altri esseri umani di crescere usando i vari strumenti che le arti ci offrono e ci mettono a disposizione. Ecco, prima di essere artista, cos'era Anna Maria? Io sono nata artista, ho sempre lavorato con le mani, però le esigenze familiari mi hanno portato, purtroppo, mio malgrado, a dover intraprendere la carriera della ragioniera. Quindi posso Cavolo. definirmi ragioniera col Co pennello. cosa meno Sì, vicina una grande sofferenza, all'immaginalità che sì. ci sia? Sì, però devo dire che ho lavorato per 20 anni e contemporaneamente ho coltivato le mie passioni per la danza, lo sport e naturalmente per la storia dell'arte, la pittura, per poi approdare alla danza terapia e alle arti terapie negli ultimi anni. E devo dire che comunque l'esperienza lavorativa mi ha dato la possibilità di sviluppare doti di comunicazione, di relazione, oltre a quelle che ho sviluppato in famiglia, perché comunque ho 3 figli, che ora mi sono utili nel lavoro di oggi, perché comunque anche la pragmaticità di chi ha un pensiero ma deve assolutamente concretizzarlo, mi ha dato la possibilità di essere efficace nella costruzione di Parcolorato. Devo dire che dopo aver lasciato la mia ventennale esperienza lavorativa, mi sono dedicata alla decorazione di ambienti, la decorazione murale. Infatti io amo gli spazi grandi, e desidero anche offrirli alle persone che quindi quando vengono da me per insegnare, per imparare disegno e pittura, hanno la possibilità di farlo in grande stile. In grande stile inteso anche in grandi dimensioni. Ricordiamolo bene questo evento di domenica, così che uno Allora, possa avvicinarsi, diciamo, una quasi un antipasto di sì. Parcolorato, no? Allora, intanto il titolo, Sì. Ok. Lascia il tuo segno, circondati di colore. Perciò il 7 di ottobre dalle 15 alle 18, chi desidera lasciare il proprio segno e quindi alla fine circondarsi da belle cose, può prenotare alla mail parcolorato@gmail.com e riservare uno spazio per sé, i propri amici e la propria famiglia. Che tipo di esperienze positive, ovviamente, cioè di quelle che sei più fiera, ti ha portato Parcolorato? Le cose più belle che tu sei riuscita a creare grazie a Parcolorato? Beh, innanzitutto Parcolorato esiste da pochissimo tempo. L'anno scorso ho iniziato proponendomi in un modo comprensibile, cioè con corsi di disegno e di pittura. La cosa bella è che negli anni mi sono accostata all'associazione tra le percezioni visive e l'arte, quindi alla conoscenza della psicologia dal punto di vista dell'arte, e ho sviluppato un mio metodo di disegno. Al Parcolorato sono riuscita a metterlo in pratica e devo dire con grande soddisfazione, perché le persone che mi hanno dato fiducia in poche lezioni sono riuscite, partendo proprio da una conoscenza del disegno essenziale o molto
come dire, a livelli delle scuole, ad arrivare a realizzare disegni di grande soddisfazione con chiariscuri, volumi interessanti, ma soprattutto a comprendere quanto il tratto, il disegno parlino di sé. Quindi a comprendere che arte e psiche sono strettamente connessi. E attraverso queste esperienze io stessa come artista sono riuscita quest'anno a produrre dei quadri, un nuovo stile e a presentarlo nel mese di maggio alla Spazio Porpora in zona Loreto. Quindi Sì, sicuramente. interazione, interazione tra alunni e insegnante, molto efficace. Appunto, hai parlato ancora di relazioni, interazioni, credo che appunto la relazione sia una fondamentale dello spazio Parco Colorato. Da quanto ho capito, appunto, la ricerca, anzi, della relazione, a volte dicevi anche la relazione con se stessi, a volte non necessariamente con gli altri, è uno dei punti cardine di tutto questo progetto, mi sembra di aver capito, giusto? Certo, la conoscenza di sé Anche, ah, è ok. importantissima perché se io imparo a conoscere me stesso, sono in grado di mettermi in relazione con le altre persone ed avere la serenità per conoscere ed ascoltare gli altri. Questo è quello che è stato fatto fino ad oggi al Parco Colorato. Cosa hai in mente per il prossimo futuro e per il futuro in Sì, generale? è quello che sto già introducendo attraverso le prove di questa settimana. Ieri, per esempio, abbiamo avuto una prova di un laboratorio a cui ho dato il nome Movart. Movart con un HE che sta per cuore, heart, quindi arte, movimento e musica, ma anche cuore, perché quando noi raggiungiamo l'essenza di noi stessi e il nostro cuore, riusciamo, come dicevo prima, ad esprimere i nostri sentimenti, ad esprimere i nostri pensieri, le nostre emozioni. Ieri è stato molto bello constatare che i bambini apprezzano tantissimo questa modalità non verbale, non solo di disegno, di pittura, ma anche di movimento, al punto che al termine del laboratorio chiedevo ai bambini di parlare un po' del loro lavoro e quando qualcuno si è mostrato un po' timido e quindi ho suggerito un linguaggio del corpo, devo dire che è stato molto apprezzato e tutti quanti quindi con le loro movenze e con la danza, ecco, raccontavano a tutto il gruppo che cosa desideravano esprimere con il loro lavoro. Perfetto, allora Anna Maria, ricorderei l'evento di questa domenica, prima siamo ormai arrivati in chiusura. Ricordiamolo all'interno del Festival Big Draw, Sì. una giornata dedicata, anzi, un pomeriggio, mi hanno detto pomeriggio dal titolo. Lascia il tuo segno, circondati di colore. Dalle 15 alle 18, ricordiamo che però insomma, già tanta gente si è Sì, iscritta, ci si è sono già del. prenotata, quindi se Certo. volete andare, beh, prima di tutto direi di scrivere sulla pagina direttamente da Anna Maria così che vi possa dire lei quando è il momento migliore. Comunque diciamo meglio se andate dopo le 4, Dopo le giusto? 4, certo, Così che perché preferisco là. non Perfetto. sovraffollare lo spazio Giustamente e darvi la possibilità di divertirvi in e di libertà. vivere bene questo spazio, davvero interessante. Ricordiamo precisamente dove si trova Parco Colorato? Si trova in via Lomellina 62 all'interno di un cortile, il citofono 7, ma probabilmente sarà aperto il portone, quindi le porte sono aperte, vi aspettiamo a braccia aperte. A Venite a domenica, quindi divertirvi. domenica 7 ottobre. Per qualsiasi altra informazione, appunto, trovate sotto questa diretta la pagina Facebook, quindi potete scrivere a noi, vi gireremo i contatti o comunque direttamente ad Anna Maria. Io, Anna Maria, ti ringrazio davvero tanto per essere stata qui con noi oggi. Grazie a Grazie voi. mille, ci vedremo presto. Tieni aggiornati su tutto quello che magari nascerà di nuovo all'interno di Parco Colorato, che insomma, da quanto abbiamo capito, è un continuo divenire di nuove esperienze. Certo, anche questa sera aspetto nuove reclute, questa volta adulti, per verificare come Movart possa muovere il cuore di tutte le età. Perfetto, allora, grazie mille davvero, grazie tante e ci vediamo quindi allora il 7 a Parco Colorato, grazie davvero tanto. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito, come sempre l'appuntamento con Good Morning Milano ritorna domani qui alle 12.30, domani è martedì, si parla di periferie in compagnia di Walter Cherubini. Grazie mille, arrivederci.